siamo a Sant'Angelo in Formis, sul piazzale antistante la Basilica Benedettina, un luogo straordinario non solo di storia ma di spiritualità, un luogo che raccoglie le memorie storiche dai tempi più antichi, a partire dall'età preromana con il Tempio di Diana Tifatina e poi oggi con lo splendido edificio che fa parte, diciamo, dell'intero complesso del santuario di San Michele Arcangelo, edificio che ci accoglie qui oggi in maniera mirabile, tessuto, possiamo dire, con le architetture antiche e rinnovato nella sua bellezza con i dipinti di età medievale. Ci farà da guida in questo viaggio alla scoperta di questo monumento di grande pregio il custode, direi il custode materiale e spirituale di questi luoghi, Don Franco Duonnolo, e per conoscere meglio la Basilica non potevamo avere oggi una guida migliore. Grazie, spero che possa rispondere alle sue attese. È vero, ci troviamo in un luogo dove attraverso l'arte e la storia si canta ad un Dio padre e creatore. È un luogo che da un punto di vista storico si perde nella notte dei tempi. Si deve cominciare dal III secolo avanti Cristo con il tempio dedicato alla dea Diana Tifatina, per passare poi a una struttura longobarda del 595, fine VI secolo, per arrivare alla bellezza odierna, XI secolo, 1080. Il portico esterno già dice in realtà quello che troveremo, innanzitutto con l'Arcangelo Michele che ci accoglie. Iniziamo la visita con il porticato che già ci introduce da un punto di vista mistagogico a quello che poi troveremo all'interno. Ci accoglie l'Arcangelo Michele perché la Chiesa a lui è dedicata questo Quis ut Deus, per ricordarci che nessuno è come Dio, ed essendo questo stato un luogo pagano, lui ci ricorda che bisogna combattere ogni idolatria affinché Dio possa sempre prevalere. Sopra, nella lunetta superiore appunto, un'altra accoglienza, questa volta mariana, con una gestualità delle mani in expansis manibus, cioè un'accoglienza che diventa orazione, diventa preghiera, ma ancora più importante la scritta che troviamo sotto l'Arcangelo Michele. Questa è una scritta desideriana. La costruzione materiale di questo luogo dice soprattutto ricostruzione spirituale. Infatti, sintetizzando questa frase desideriana, lui in realtà al pellegrino che viene ricorda che lui ha costruito questo tempio per dar gloria a Dio, affinché possa ricevere il premio che non finisce, un premio dell'eternità. Don Franco, queste bellissime scene che stanno ai lati della rappresentazione centrale, cosa raffigurano? Ma queste in realtà fanno parte di quel progetto di cui accennavo prima, cioè questa costruzione materiale è una ricostruzione spirituale, è tutto un programma mistagogico di annuncio della fede attraverso dei segni, in questo caso
queste scene iconografiche, l'invito ad essere santi, come sono stati santi Antonio Abate e Paolo di Tebe. Rappresentano, che sono rappresentate in queste scene. Queste scene sono, diciamo, queste scene, quattro dei sette affreschi non biblici che tutto il ciclo pittorico sant'angiolese e la Bibbia Pittita. E sono quindi contemporanei ai dipinti che vedremo all'interno? Sono contemporanei ai dipinti, ci troviamo sempre nel 1080 più o meno, e c'è prima l'incontro di Antonio Abate con Paolo di Tebe, notiamo il cane, sì, che simbolicamente, iconologicamente rappresenta la fedeltà. La fedeltà in questo caso a Dio. Poi vediamo l'abbraccio e qui c'è un riferimento al battesimo. Infatti vediamo l'acqua, una piccola fonte d'acqua. Poi si passa alla comunione, alla fractio panis, è simbolo dell'Eucaristia. La comunione eucaristica. Sì, sì. E poi qui invece entriamo nella dimensione dell'escaton, nella dimensione escatologica, dell'aldilà. Infatti verso il cielo Paolo di Tebe va, è morto. Ah, è lui all'interno, all'interno di quella mandorla che simbolicamente, iconologicamente, la mandorla richiama sempre ai novissimi, richiama sempre alla metastoria, quindi al cielo, e Antonio con il tau, bastone tau, che vuol dire paternità, è il padre. Nella fede accompagna con lo sguardo l'ascesa verso il cielo di Paolo di Tebe, che è accompagnato appunto da questi due angeli che sollevano in qualche modo l'anima, e all'interno è la rappresentazione, è proprio l'ascensione verso il cielo. Don Franco, siamo all'interno della Basilica, ovviamente si resta immediatamente affascinati dalla rappresentazione nell'abside con il Cristo Re, i simboli degli evangelisti, la visione prospettica degli arcangeli, ma è tutto intorno una meraviglia. Cosa rappresentano poi questi dipinti, questa narrazione pittorica? Sì, in realtà non si fa altro che continuare quel discorso di cui accennavo fuori, la Basilica mistagogico. C'è tutto un programma, ed è un programma ben meditato, dottrinale sotto certi aspetti, curato direttamente dall'abate Desiderio. L'abate Desiderio, che era abate di Monte Cassino, e preposito di questa basilica benedettina. Che troviamo rappresentato poi rappresentato nell'abside alla sinistra, e per di più con l'aureola quadrata, quindi ancora vivente, non passato a miglior vita. Quindi è il simbolo della sua presenza. È molto importante questa immagine, eccolo lì, l'abate Desiderio, perché ci dice anche la fine dei lavori di questo luogo. Perché se iconograficamente l'aureola è quadrata e quindi il personaggio è vivente, e Desiderio muore il 16 settembre del 1087, vuol dire che anche un giorno prima questo sito era terminato. Ecco perché possiamo dire proprio con sicurezza
che ci troviamo nel 1080 circa. Lei mi chiedeva del Cristo Pantocreatore. Sì, sì. E il Cristo Pantocreatore si presenta allo spettatore che entra, al pellegrino, si presenta come il Signore della vita e della storia, con benedizione greca, con il libro delle sacre scritture, in riferimento in questo caso all'Apocalisse. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, un latino cosiddetto sintetico, sintetico, sì. Con i simboli, come lei già accennava anche all'inizio, dei quattro evangelisti. Perché? Perché con questa gestualità, con questa postura, iconologicamente, in una ermeneutica trascendentale, il messaggio è quello del richiamo all'ascolto, della parola. Ah, ecco perché i quattro. Ecco perché i quattro evangelisti, ecco perché il libro riferito all'Apocalisse. Sì. Ascolto della parola, del Dabar. E qui, sotto certi aspetti, noi possiamo leggere il Cristo storico, Jesus. Sì. Ma uscendo ci imbattiamo nel Kyrie, nel Cristo al centro della mandorla, che diventa il Cristo risorto e il Cristo giudice. Quindi c'è una sorta di dialogo tra le due rappresentazioni. Sinteticamente, da un punto di vista antropologico, dice all'uomo: tu sei ancora viandante e pellegrino su questa terra, chiamato ad ascoltare la parola di Dio e soprattutto a vivere la parola di Dio. Per quale motivo? Perché dopo ti devi salvare. Ecco, sì. Sì. La salvezza del paradiso alla destra con mano accogliente. L'inferno, la parte sinistra, con mano scacciante. E qui la fonte di questo giudizio universale è il capitolo 25 di Matteo. Venite benedetti del Padre mio, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete e così via. Quindi è letteralmente una traduzione in immagini del testo evangelico. Bibbia, la cosiddetta Bibbia Picchetta. Ah, ecco. Cioè, questo, in questo caso, questo passo evangelico prende colore. Sì. Questo passo evangelico si ferma sui muri e nasce una fides ex viso, una fede che nasce dalla visione. Perché lei mi insegna, dottore, che l'immagine non va guardata, l'immagine va ascoltata. Sì, sì. E va ascoltata e vista con gli occhi e con gli orecchi del cuore. Sì, va vissuta l'immagine. Anche perché l'immagine prende tutta la persona, quasi la rapisce, sì, la tocca, sì, nelle sue fibre più intime, che forse l'immagine provoca delle reazioni o delle emozioni che il testo biblico nella lettura non fa. Sì, 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 sì. Ed è indicativo qui che il richiamo con il testo sia sottolineato in qualche modo da questi cartigli, no? che recano le, sì, le sono, iscrizioni, e quindi le parole del testo sacro. Sono le cosiddette didascalie, che sotto certi aspetti è come se fosse una maggiore esplicazione. Sì. Come dire, un chiarimento, una forza ulteriore di, per l'immagine, su quello che è rappresentato. Sì.
È un legame ancora più forte con il testo sacro. Con il testo sacro, certamente. Don Franco, accanto al giudizio universale ci sono due personaggi particolarmente importanti e, diciamo, forse proprio partendo da questi personaggi che hanno come dire, seguito insieme all'abate Desiderio la fondazione della Basilica, possiamo partire per leggere le meraviglie di questa decorazione pittorica, no? Sì, è vero. In realtà questi due personaggi che si trovano in questi pedritti raffigurano il principe normanno Riccardo I sotto la veste del profeta Davide e il secondo, il figlio Giordano, sotto la veste del profeta Salomone. In realtà i normanni Riccardo e Giordano, principi di Capua, hanno sovvenzionato economicamente i lavori di questo sito, mentre i finanziatori, giusto, i sponsor, sì, se vogliamo, per usare un termine moderno, mentre l'abate Desiderio, abate di Montecassino e preposito di questa basilica, ne segue, segue il progetto dottrinale del ciclo pittorico, un ciclo pittorico che riserva al Nuovo Testamento la navata centrale, con le pareti di destra e sinistra, all'Antico Testamento le navate laterali. Ecco. Non tutto abbiamo, dopo la scoperta del Erfanion nel 1841 e quindi la pulitura della calce che c'era sopra gli affreschi, il ritrovamento. Se vogliamo, qualche registro è andato perduto. Sì. E la lettura è circolare. Si parte dalla navata destra, dove probabilmente si iniziava con la creazione, infatti noi ritroviamo la cacciata di Adamo ed Eva. Ecco. Quindi sì. Poi il sacrificio di Caino e di Abele, si passa per il giudizio universale per ritrovarsi poi a Noè, all'arca, si gira sempre torno per arrivare al Nuovo Testamento nella navata centrale, che si legge partendo dal primo registro dall'alto. Perché su tre registri. Sono tre registri. È come una grande fascia. In realtà questo è un libro che viene sfogliato e va in senso progressivo, perché ci sono altri tipi di lettura. Questo è circolare, ma c'è anche una lettura di rimpetto, come probabilmente stava a Montecassino, cioè Antico Testamento da un lato e Nuovo Testamento dall'altro. Oppure eventualmente sulla stessa parete, sì, si iniziava con l'Antico Testamento a scendere il Nuovo Testamento, oppure cosiddette strutture diverse, come a Cimitile, sì, con San Paolino di Nola, dove una basilica era dedicata all'Antico Testamento, una basilica era dedicata al Nuovo Testamento, una basilica era dedicata ai Santi Martiri, una basilica era dedicata alle sante, cioè, certo, vedete, certo, strutture diverse. Qui a Sant'Angelo in Formis la lettura è circolare, è detta appunto la Bibbia picta, perché sono tutte scene che riguardano l'Antico e il Nuovo Testamento, 106, precisamente soltanto 7 extra bibliche. Che non riguardano la Sacra Scrittura, sì, sì, e sarebbero
i santi che abbiamo visto fuori, quindi che non riguardano la Sacra Scrittura, la Sibilla che si trova nel pedritto d'ingresso, che probabilmente lei mi insegna che ci sono 15 tipi di sibille, questa dovrebbe essere la cumana, e poi un'immagine che è ripresa dagli apocrifi e sarebbe la discesa agli inferi, che la Sacra Scrittura non porta, ma che porta i cosiddetti Vangeli apocrifi. Sarebbe questa immagine qui. È tratto dal Vangelo apocrifo. E poi un'altra immagine non biblica è il martirio di San Pantaleone. Nel registro inferiore. Nel registro inferiore dedicato all'Antico Testamento. Quindi 106 affreschi originali medievali, di cui 7 extra biblici e quindi 99 riferiti all'Antico Testamento e al Nuovo Testamento, la cosiddetta Bibbia Picta o Bibbia Pauperum o Pauperum. Anche qui però c'è da dire qualcosa di importante, nel senso che è la Bibbia dei poveri, no? È vero che secondo Gregorio Magno, il Papa Gregorio Magno, la pittura insegnava agli illetterati quello che la scrittura insegnava ai letterati. Quindi sotto certi aspetti una metodologia pastorale per dire Dio ad una categoria di persone, in questo caso gli analfabeti. Che non leggevano. Però dobbiamo anche dire che questo è vero, ma è anche non vero. Innanzitutto perché qui, essendo un convento diciamo di monaci, poi i monaci non è che poi erano proprio analfabeti, benedettini. Allora dobbiamo dire che il simbolo, la figura è nel DNA del cristianesimo, perché il primo sacramento, il primo segno del Padre è Gesù Cristo. Quindi e nasce allora, come una cultura delle immagini. Con le immagini nasce come una metodologia di trasmissione, una catechesi di rappresentazione. Una catechesi grafica. Ecco, quindi non solo per i poveri, ma anche per i colti. Certo, certo. Tra l'altro qui mi verrebbe da pensare, in base a quello che diceva lei su questa suddivisione, Vecchio Testamento nelle, diciamo, sulle pareti laterali e poi navate, la nuovo nella navata centrale, è quasi come il Vecchio Testamento sta sulle mura portanti, rappresenta la base della Chiesa, no? E il nucleo, invece il cuore, è la navata centrale con la nuova narrazione del Vangelo, no? Certo. Dei nuovi Vangeli. Sì, no, congratulazioni per questa ermeneutica, questa genesi, perché è importante, voglio dire, anche se in generale secondo la Hélène Thubert, una storica dell'arte francese che ha studiato molto, molto la Basilica, soprattutto il ciclo dell'Antico Testamento, il criterio per cui eventualmente è stato dato a questo luogo una lettura circolare potrebbe essere anche per un motivo di spazio, no? Diciamo, ma potrebbe essere anche un motivo, come dicevano i padri della Chiesa, della visione della ruota. Ah, ecco. Circolare, che allora l'Antico Testamento in penombra, quindi nelle navate laterali, che poi
sbocca, come dire, nella sua luce piena al centro. Il cuore è appunto la, al Nuovo Testamento. La navata con centrale, con la luce. Con la sua riflessione però mi dà adito ad una... un'altra riflessione, sì. Nel senso, lei diceva il fondamento è vero, questo aspetto lo vediamo molto più chiaramente nei Pedritti, perché i Pedritti rappresentano i profeti, tranne diciamo la Sibilla, no? Certo. Che è la profetessa, seppur pagana, però pagana, che poi qualcuno la vede in Maria, la Madonna, vabbè, queste sono altre. Ecco qui la Chiesa, perché Sant'Angelo in Formis, questo ciclo può essere letto sotto vari aspetti, uno dei quali ecclesiologici. Sì. E quindi i fondamenti, le colonne della Chiesa e l'Antico Testamento con i profeti, maggiori alla mia sinistra, minori alla mia destra. Sì. E però notiamo il profeta, vedete, in tutti i Pedritti ci sono i profeti. Sì. Non c'è nel Pedritto della Crocifissione. Sì. Perché lui è il profeta dei profeti. Sì, sì, e quindi è sulla linea quindi ci mantiene, diciamo, su se stesso. Però appunto è colui che porta il messaggio più alto e diciamo quello proiettato appunto verso la realizzazione dei tempi. Sì. Poi però mezza parola sulla crocifissione, secondo me bisogna dirla proprio mezza, perché c'è da dire qualcosa sulla crocifissione perché è uno degli ultimi esempi della crocifissione triumphans, col Cristo non sofferente, un Cristo che dalla croce regna, ed è la vera crocifissione, diciamo, orientale. Sì. Vediamo occhi aperti, sereno e disteso, anche da un punto di vista anatomico, appoggiato con i piedi e non inchiodato, con lo sguardo infatti rivolto verso la madre. Sì, sì, sì. E anche le braccia sembrano aperte più in accoglienza che... Proprio se accoglienza, infatti. No, è perché appunto è un Cristo che è crocifisso, ma è regnante. Infatti, nella scrittura sotto, noi leggiamo che la morte è stata proprio letteralmente inghiottita dalla vita. Quindi la crocifissione che diventa un momento regnante. Sì. Poi, stavo dicendo purtroppo, con l'avvento soprattutto degli ordini mendicanti, che tendono di trasmettere una certa umanità, una certa pietas, avremo la crocifissione patiens, cioè col Cristo con le spine sul capo, sangue che esce dal costato. Diciamo un'immagine più realistica, però meno divina. Ecco, più umana, infatti, però per onestà scientifica bisogna dire che iconograficamente la vera crocifissione è questa. È questa.